Bentornati ragazzi sul canale di Giochi Next Gen, siamo nuovamente su The Division e come avete visto nell'ultimo episodio, cioè nel primo episodio in realtà che ho fatto, stavamo andando nell'altra missione. Ecco qua ragazzi, trova la morfina rubata mettendo l'area in sicurezza. Ok ragazzi, sono appena arrivato quindi qui, devo mettere quest'area in sicurezza e quindi ora lo andremo a fare. Quello lì ragazzi, guardate i bastardi. C'è la morfina. Dobbiamo uccidere questi bastardi e quindi iniziamo subito. Ecco qua. Siamo di fuori. Prendiamoci subito davanti al cazzo. Oh, ragazzi, questi qua sono abbastanza resistenti. Fuori un altro, ecco qua. Perfetto. Ho completato l'obiettivo. Anche se di salute c'ho veramente pochissimo, ragazzi. Quindi curiamoci. Ho usato un medikit. Ok, ragazzi. Allora, vediamo un po' qui cosa mi danno di bello questi qui. Spero che mi diano un bel po' di armi. Qua X no. Marca per GTF. Ok. Confermato. Recupero marcato. GTF Marca la notificata. morfina per cui difendi l'aria. Ok, Qui Sparrow 5. Ci ragazzi, avviciniamo alla dobbiamo tua difendere posizione. pure l'aria. Si avvicinano nemici da... eccoli Attenzione, ragazzi, da forze questa nemiche in parte. avvicinamento. Eccoli qui, bastardi. Fuori uno. Quasi mi dispiace. Eccoli qua, ragazzi, gli altri. Due. Qua, fatemi ricarica. No, ho sbagliato totalmente. Qua, fuori un altro. Qui, ragazzi, non mi conviene ancora sparare. Ecco, ora sì, perfetto. Qui ce ne sono altri. Ok, ricarichiamo. Ragazzi, scusate se non parlo molto, ma comunque sono abbastanza momenti concitati questi qui. Che mi stanno anche sparando. Uno. Ragazzi, mi stanno sparando. Sono arrivati fino qui, brutti bastardi. Muori un po'. Dobbiamo subito curarci. Ecco qui. Con un altro. Confermato. Sparrow 5 sul posto. Pronti all'ingaggio. Sì, ecco qua. Perfetto, ragazzi. Ecco i miei compagni che mi vengono ad aiutare. Va, è tutto in testa. Muori, fanculo. Fatemi ricaricare. Pure tu muori. Perfetto, ragazzi. Obiettivo completato. Missione secondaria completata, ragazzi. Questi sono tutti i punti Ottimo esperienza lavoro, per il mio agente. personaggio. Porteremo le medicine ai feriti. Saranno davvero utili. Prendi tutto. Ok, ragazzi, qua altri colpi. Ok, ho raggiunto il secondo livello. Quindi, diciamo, meglio del primo, Non è nulla di che, però, insomma. Allora, esamina. Prendi tutto. Qui ricarichiamo. Ok. Mi servirebbero ragazzi dei medikit, sinceramente anche. Comunque io direi di proseguire e andare già a subito, senza perdere tempo, alla prossima missione. Ok ragazzi, quindi ci vediamo fra poco appena arrivo nella nuova area. Ok ragazzi, allora siamo arrivati. Dobbiamo andare praticamente a salvare degli ostaggi in una banca. E per farlo dobbiamo passare dei tunnel sotterranei. E quindi dobbiamo, vedete, aprire qui la sala cinesca. Vedete, accedi alle gallerie. Perché dobbiamo andare dalle gallerie. Qui non si vede una beata minchia. Ok, ora sì. Comunque belli ragazzi gli effetti anche di luce che ci sono. La grafica è spettacolare. Non so se lo avete notato dal video ragazzi, ma la grafica è un qualcosa veramente di epico. Qui ho sbagliato. Bisogna arrampicarsi così. Ok. Perfetto ragazzi, allora proseguiamo. Qui c'è una scaletta, vedete. Siamo a 2 metri dal cortile, 1 metro. Attenzione, Ecco qua. rilevata presenza ostile. Dovrà pure esserci qualcosa di E ragazzi, meglio. dobbiamo fare attenzione, rilevata presenza ostile. Facciamo, vedete, con R1 tracciate praticamente i nemici. Ecco qua. Iniziamo subito a sparare il primo. Muori, petto di merda. Ho un bel regalino. Qua ha colpito il secondo.
Allora vuole forse... Qua ha colpito un terzo che dovrebbe essere morto. Qua questo è morto, non ancora. Questo qui è andato. E ora ultimo. Ok ragazzi, perfetto ragazzi, sono riuscito a neutralizzare tutti i nemici. Ho finito le munizioni però ragazzi, porca miseria. Speriamo, ok perfetto. Ottima ragazzi, ottima. Per fortuna che i nemici rilasciano moltissime munizioni. Qui abbiamo preso anche un buon kit medico e anche una bomba. Qua posso fare altro? No, ok ragazzi. Allora entriamo nella banca. Allora, salva i civili. Eccoci qui ragazzi, siamo arrivati. Dobbiamo aprire la porta. Hai fatto un ottimo lavoro, agente. Finalmente. Oh, grazie mille. Apriamo questa ragazzi, vediamo cosa c'è. Saccheggia. Saccheggia tutto, sì. Perfetto ragazzi, abbiamo fatto anche quest'altra missione. Per ora ovviamente all'inizio sono tutte molto molto ma molto semplici, salvando i civili. Ok ragazzi, andiamocene. E si è sbloccato, vedete, una nuova missione. Ok ragazzi, ci vediamo quando arrivo nel posto della nuova missione che si è appena sbloccata. Ok ragazzi, allora, prima di andare alla missione sono stato contattato e mi hanno chiesto di tornare nel rifugio perché mi vogliono dare qualcosa. Quindi scopriamo insieme che cosa esattamente riceverò come premio per aver fatto queste due prime missioni. E questo ci assomigliamo praticamente, siamo identici, guardate. Ho trovato il mio sosia. Cambia solo il tatuaggio e il colore dei capelli. Per il resto siamo uguali. Lavoro fantastico, agente. Allora, hai congelato la situazione proprio quando stava per esplodere. Ci stiamo facendo i complimenti. Oh, livello 3 raggiunto. Da quando sono nato, quello che hai fatto significa moltissimo. Nuova missione, assedio al distretto. Qui ragazzi, vedete, ci sono tutti gli altri agenti. Qui c'è il matchmaking, ma io per ora sono ancora di livello troppo basso per unirmi. Ragazzi, qua ora vediamo. Guardate bene. Io qua potrei, vedete, ho da vendere oggetti, guardate. Quindi per esempio ho la maschera protettiva che posso vendere, ho la corazza protettiva da poter dare. Vedete, questi sono tutti di livello 1, io ormai sono a livello 3, non mi servono più. E li vendiamo. Allora ragazzi, abbiamo ottenuto, quindi, non so quanto di... Ah, 847 presumo. Quindi possiamo iniziare a comprare, volendo, armi. Allora, vediamo un po'. 102. Questa 128. Penso che non possiamo comprare. Vediamo se ci permette di comprarla. Fondi insufficienti. Ah, ecco qua, portafoglio. Allora noi abbiamo 120 per comprare questa, ce ne ho 143. Quindi ragazzi, io direi di aspettare perché voglio comprarmi il M4 della polizia, che è un'ottima arma. Poi qua abbiamo la maschera protettiva, volendo, che costa 76. Corazza protettiva, zaino protettivo, giochiere, fondina e guanti professionali. No ragazzi, non io per ora cambi. La prima cosa che voglio comprarmi è l'arma. Allora qui si sono sbloccati, presumo, una serie di nuove missioni. Uno dei distretti di polizia che abbiamo usato come punto di distribuzione. Sono sotto attacco dei ribelli. Pare che vogliano scambiare gli ostaggi con della droga. Devi entrare, eliminare la minaccia al distretto e liberare gli eventuali ostaggi. Tutte le agente, ok ragazzi, allora andiamo nella nuova missione. Ci vediamo direttamente quando sono arrivato lì. Ok ragazzi, eccoci giunti, assedio al distretto. Allora, oh ragazzi, qui possiamo giocare finalmente col matchmaking, vedete? Quindi facciamo un matchmaking rapido. Trova agenti, imposta la difficoltà. Io per ora voglio solo trovare agenti. Ragazzi, quindi ci vediamo appena mi ha trovato gli altri agenti. Ok ragazzi, allora eccoci qua. Io ho trovato, vedete, ho trovato altri agenti e quindi ora possiamo iniziare a giocare la missione. No, fatemi subito nascondere. Cazzo, avevo sbagliato tasto. Cazzo. Guarda questo bastardo, brutto bastardo. Mori, va fuori uno.
Ragazzi, qua si parte subito. Iniziamo subito. Maledetto bastardo, mi stanno sparando non so da dove, ragazzi. Tuo figlio di puttana. Allora, ragazzi, subito da qua. Anche noi cattive cazzuti subito. Non dobbiamo farci mettere sotto. Ah, eccolo qua. Eccolo qua, ragazzi, appena trucidato. Eccolo qua, muori, vaffanculo. Ragazzi, non sto con molto. Non ho moltissima energia. Devo cercare di curarmi subito. Fatto. Sono appena curato. Ragazzi, da là sopra stanno sparando come se non ci fosse un domani. Centrale di Brooklyn, qui al comando della divisione. Abbiamo inviato un agente all'83. Gente, non capisco i miei compagni che cosa stessero facendo nel frattempo che ammazzavo. Divisione? Questa è la notizia migliore del mese. Trovate il garage sul retro. Sentito, agente? Entra da lì, valli a prendere. Facciamoli tutti fuori. Eccolo qua, ragazzi, colpito un altro. Bravo il mio compagno che l'ha appena killato uno. È fuori un altro. Ragazzi, ce ne sono tantissimi di nemici. Questa missione inizia a essere già un po' più impegnativa. E la cosa non mi dispiace. Andiamo subito qui, ragazzi. Dobbiamo avvicinarci. Ecco qua, muori, vaffanculo. Andiamo avanti, ragazzi, andiamo avanti. Ecco qua, guardate. Mi ha tolto la kill di un soffio. Ragazzi, avanziamo. Nemici rilevati da qui, infatti. Eccolo qui, uno. Guardate quanto è bastardo questo. Ecco qua, muori, vaffanculo. Sì, questa è una vera guerriglia urbana. È stupendo per questo motivo. È una vera e propria guerriglia urbana, ragazzi, quella che ci si presenta davanti ora. Tutti qua, fanculo, mori. Ragazzi, dobbiamo avanzare. Dobbiamo avanzare. Eccoli qua, stanno arrivando altri, ragazzi. Li vedo, eccoli lì. Muori uno, va. Subito, subito. Muori due. Muori tre. Ragazzi, ne ho appena fatto fuori un altro. Qui ce n'è un altro qui dietro. Qui fuori un altro. Non capisco perché i miei compagni di squadra a volte aspettino tutto questo tempo per killarli. Sinceramente, perché bisognerebbe essere un po' più veloci. Se non è normale che ci arrivano addosso. Ok, ragazzi, andiamo. Siamo arrivati al garage, checkpoint, quindi. E ora proseguiamo. Ecco qua, ragazzi. Ok, ragazzi, allora, dopo un po' di guerriglia siamo andati avanti. Lo scontro è durato più di quello che pensassi. Magari poi vi taglio, ragazzi, le parti un po' più morte, un po' meno interessanti. Andiamo a vedere qui. Ok, ragazzi, qua ci sono altri due nemici ben evidenziati. Di fuori, almeno proviamoci. Qua, poi. Ragazzi, questi qui sono veramente duri a morire. Fuori uno. Fuori due. Bravissimo mio compagno. Ok, andiamo. Non so se qui ce ne sono altri.
Trova gli ostaggi, obiettivo completato. Ok ragazzi, abbiamo completato l'obiettivo. Usa la tastiera. Non farli agitare. Fai bravo e dammi il tempo di tirarci fuori. Grazie per averci aiutato. Ok ragazzi, abbiamo liberato gli ostaggi. Controlla i piani superiori. Grazie. Andiamo a vedere ragazzi qui se c'è qualche altro nemico. Una missione abbastanza lunga, devo dire. Non pensavo fosse così lunga. Però molto molto bella. Ragazzi, qui c'è qualcuno a terra. Questo mi fa pensare che infatti, ragazzi, guardate lì i simpaticoni che stanno. Sì, ragazzi. Fuori qua. Fuori uno. Stanno arrivando altri coglioni. Colpo sicuro. Un altro, meno. Fuori un altro. Adesso mi avete rotto tutti quanti il cazzo. Fuori un altro. Qua ce n'è un altro, pigliamolo. Ho provato a fargli un bel colpo alla testa. Ma sono duri a morire ragazzi, eh. Nonostante li chiudi sempre verso la testa. Guardate quanti ne arrivano. Ah no, c'ho ancora colpi, c'ho ancora colpi ragazzi. Io direi di avanzare. Non mi servono ancora colpi. E qua l'ha killato il mio compagno, per fortuna. Qua fatemi prendere un po' di armi e munizioni, ragazzi, sennò rimango sempre io senza. E andiamo avanti. Ok. Ok, ragazzi, qua rifornimento. Apriamo. Perfetto. Andiamo. Attenzione ragazzi, rilevati ostili. Eccoli lì infatti. Allora muori, va. Muori, va, fuori uno. Ragazzi, è un gioco anche molto di tattica nel modo di giocare proprio. Muori e fanculo. Ok ragazzi, fatto fuori un altro. Cerchiamo di avvicinarci per vedere. Ragazzi, ne arrivano altri. Allora subito qua dietro. Ragazzi, guardate quel bastardo. Oh madonna mia ragazzi, qua. Attenzione. Questo qui dove è arrivato? Qui ragazzi, grande guerriglia urbana. Ci stanno buttando lacrimogeni di tutto ragazzi. Usiamo un medikit. Ok. Qua una specie di gas soporifero. Oh, fuori un altro. Ok ragazzi, qua preso ancora. Scendi dall'edificio ragazzi, dobbiamo scendere immediatamente dall'edificio. Ok, lancia la lascia la corda. E scendiamo ragazzi, scendiamo dall'edificio. Bellissima missione. Ottimo lavoro. Assedio al distretto, missione completata. Perfetto. Manhattan è un'altra storia. Ma devi vederla con i tuoi occhi. Ok ragazzi, abbiamo completato questa prima missione. Ci incontriamo con la gente Lau e sorvoliamo. Io e il mio compagno ce l'abbiamo fatta. Tutorial armi.
le statistiche indicano i danni per secondo. Vedete qui c'è il tutorial e i danni, quindi l'aumento quando le andate poi a potenziare. Possiamo anche confrontare un'arma con un'altra. Ok ragazzi, andiamo giù. Perfetto ragazzi, allora. Ok, va bene. Ok ragazzi, allora qui si conclude il secondo episodio di The Division. Fatemi sapere sotto nei commenti se vi piace questo gioco, se anche voi ci state giocando, a che livello siete arrivati. Lasciate un like per sostenere questa serie. Io, come vi ho già detto nello scorso video, di tanto in tanto vi porterò qualche video di The Division. Nel frattempo giocherò anche per i fatti miei, per sviluppare il personaggio. Se non l'avete fatto ragazzi, ovviamente iscrivetevi al canale per seguire anche questi video. Qui da Angelo Nero 83 è tutto, ci vediamo appunto al prossimo video. Bella!